mattina e vi raccontiamo una storia, anzi due storie, di quelle di un ragazzo e di una ragazza con il talento e la passione per il disegno ma anche per lo sport. Hanno unito insieme le due cose e insieme ad Andrea Siano vediamo che cosa è venuto fuori. Io sono un tecnico di radiologia e per passione disegno. Ho iniziato a fare disegno partita dopo partita quando vincemmo con la Samp. Il gol di Ederson è stato il mio primo vero disegno della salvezza e da lì non mi sono più fermato. Divisi dal tifo, uniti dalla passione per il disegno, Luca lavora in ospedale ed è legato in modo viscerale all'azzurro. Danila studia filologia classica ed il suo cuore è granata. Così lontani, lui di Cercola, lei di Salerno, così vicini grazie al talento nel ritrarre i personaggi dello sport. Prende forma un sogno che è tutto oltreoceano. Sì, un sogno che spero di poter un giorno consegnare al più grande dell'NBA, Michael Jordan. Però questa passione non nasce col basket e con NBA. No, nasce per caso. Un giorno mio fratello mi incita a disegnare personaggi famosi. Vidi questa dote di mio fratello, non avendo fatto nessuna accademia, dissi perché non proviamo con i calciatori. Io accompagno mio fratello in ogni consegna di ritratti, viviamo questa esperienza, visto che siamo gemelli, come l'unica cosa insieme. Mi trovo catapultato improvvisamente tramite Fabio Cannavaro nel mondo del calcio e da lì è partito tutto. Quanti ne hai consegnati da allora? Parecchi, parecchi, non so quanti, ma parecchi. Pensa che ho più di 200 magliette. Qual è il ricordo più bello, Luca? Il ricordo più bello è con David Silva, sicuramente. Però ogni consegna fatta da ogni calciatore conserva in sé uno dei tanti ricordi che porto io gelosamente sempre con me. A Trigoria in realtà ero a Roma a festeggiare l'anniversario con mia moglie e Clevert mi invitò durante un allenamento e vidi l'allenamento della Roma e dopo mi regalò questa bellissima. Ma tua moglie non lo sapeva. Mia moglie non lo sapeva. Speranza è forse quella che tutti i tifosi del Napoli si aspettano, il campione di oggi, Kvaratskhelia, che spero di poterlo incontrare quanto prima e regalargli anche a lui un quadro portafortuna, non solo per lui, ma per tutta la squadra.